Hai aperto questo video con l'improvvisazione, perché è così che normalmente apri i tuoi recital. Che significato dai al tuo modo di instaurare il primo contatto con il pubblico? Questa è divenuta un'abitudine per me, più che un'abitudine è divenuta una superstizione, e per me è il miglior barometro per misurare tante cose, l'ambiente del pubblico, l'acustica, le dite anche, per caldare un poco prima di suonare. E lo faccio finalmente come fanno le luthiste dei secoli passati. C'è una legatura, una connessione fra loro, molto tempo fa, e cosa io faccio oggi. Non posso evitarla, è adesso proprio una superstizione, e per me è il meno peggio, per non dire il meglio, meglio di aprire, di entrare in recitale. Vuoi raccontarci la tua storia dalla tua formazione alla composizione ai primi concerti? Sì, ha sempre stato insieme, parallelamente. Non mi ricordo di avere suonato prima la chitarra e dopo preso la decisione di apprendere la composizione. Semplicemente, naturalmente e sinceramente, le due cose si sono fatte insieme. Dopo io ho appreso come comporre con la tecnica di scrittura, di composizione, contrappunto, fuga, eccetera, più tardi. Ma il primo giorno che ho riuscito una chitarra, mi ricordo ancora molto bene, come se fosse ieri, io ero con 9 di età, io già cercavo melodia, armonia, po poverine, ma già era l'inizio della composizione per me. Quindi sono due cose inseparabili per me e non posso fino qua e fino alla fine, non potrò scegliere mai fra i due, perché è la stessa cosa per me, sono il stesso personaggio. Quali sono i compositori o i chitarristi che hanno avuto una certa influenza sul tuo modo di suonare e di comporre? Tanto, tanto, tu puoi immaginare che Villa-Lobos ha avuto un ruolo molto importante nel mio modo di comporre, di capire la chitarra come strumento moderno, con le 12 studi, per esempio, per me è l'atto di nascimento della chitarra moderna, per me, secondo me, Leo Brauer, Agustín Barrios, tutti autori sudamericani in particolare, ma anche nel passato. Weiss, Fernando Sor, adoro Fernando Sor, per me è il più perfetto compositore per la chitarra fino adesso, e nei programmi del mio concerto, sempre, forse per superstizione anche, come l'improvvisazione, c'è sempre un pezzo di Sor, sempre. Credi che sia importante per la chitarra classica frequentare ambiti musicali diversi da quelli che gli sono storicamente propri per farsi accettare dalle nuove generazioni di chitarristi? È una certitudine, un'evidenza per me questo, ma non di qual che sia il modo di fare questo. Voglio dire che non è importante prendere tutto così, ma prendere il meglio, il succo di tutte queste variazioni della musica di oggi. Siamo al XXI secolo oggi, diciamo XXI secolo in francese. E siamo al carrefour, al crossroad, you know, al mezzo di mille culture diverse. È una evidenza di prendere, di scegliere, di fare un sorto, non di mescolanza falsa, ma una mescolanza intelligente, e comprendere ad esempio il meglio di ogni corrente, ogni stile di musica. E non di fare, si dice in francese, di bric et de broc, vuol dire tutto così, e mescolare. Notoriamente tu non invii mai in anticipo i programmi dei tuoi concerti perché ti piace effettuare le tue scelte al momento della performance, anche in relazione al tipo di pubblico che ti trovi di fronte. Questa è una scelta molto avventurosa che però non manca di suscitare l'entusiasmo del pubblico in sala. Come è avvenuta la scelta dei brani di questo video? Quali hai voluto tenere dentro
e quale invece fuori. Sì, Roberto ha detto la parole difficile o pericoloso, o difficile da fare. Per me sarebbe difficile da fare il contrario, prevedere un programma un anno prima, un anno dopo sono io un uomo diverso. E mi farebbe molto paura di suonare un programma già fatto, già previsto un anno prima. Per me sarebbe difficile. Non vuol dire che io lavoro meno di pezzi, al contrario, per poter scegliere all'ultimo momento, al momento giusto, il pezzo che conviene perfettamente all'ambiente, al pubblico, devo forse, c'è volte che io lavoro, io preparo forse 35 o 40 pezzi per avere questo lusso, questa possibilità, questa libertà di scegliere. Non vuol dire che no, io non so cosa suonare sul palco, io so più o meno, ma l'ordine può cambiare in funzione secondo la reazione del pubblico, per esempio. Io so il programma, non è vero di dire non so niente, puro azzardo, è puro coincidenza o fortuna, così. No, non è vero. È già organizzato il giorno prima. Il giorno prima. Ma sul palco io apro la porta della libertà con la possibilità di cambiare l'ordine o di togliere un pezzo che non conviene all'ambiente adesso perché il pubblico era troppo così o troppo così. Allora è come un pilotaggio di un aereo, un concerto per me. Siamo il pilota e dobbiamo dirigere questo viaggio fino alla fine. Thank you.
Vuoi parlarci dei brani che hai scelto per questo video? Vorrei entrare un attimino di più su ogni singolo brano. So che ogni brano ha una storia dietro Sì. e ci piacerebbe conoscerla, la storia di questi brani che hai scelto. Sì, c'è due pezzi in particolare, c'è Sol diesis, che in francese è il nome della nota Sol dies, e l'altro è il valzer dei Camerini, si dice Valse des Loges in francese. Sol diesis, la storia è iniziato durante un'intervista con Daniel Ribouillot, che è capo della rivista francese Le Cahiers de la Guitare. Ha fatto un'intervista con me 10 anni fa, forse non 10, o il 92, 92. E la ultima domanda è stata: qual è sulla scala musicale la tua nota preferita, favorita? Strana, no? Strano, eh? Una domanda inaspettata. E spontaneamente ho detto Sol diesis. Ancora fino ad oggi non so perché. Perché io. Forse una nota ottimista che vai su là, giù. E allora mi ha detto: sarebbe un'idea forse per festeggiare, per celebrare il decimo anniversario, compleanno della rivista, di comporre un pezzo sul tema di Sol diesis. Ed è divenuto una cosa molto complicata da fare, ma la prossima volta. La risposta mia sarà la o do, molto più facile. E l'altra, la valse dei Camerini, perché quando vado nelle Camerini prima dei concerti, sempre molto tempo prima del concerto, di andare sul palco, 3 ore minimum prima, così, per sentire le cose come un animale, un po' un gatto. E io ho il tempo di bere un caffè, di parlare con la gente, cioè nel teatro, di farmi le unghie, normale, e di comporre anche idea di composizione, di future composizioni, prime battute, ok? E questo, l'inizio di questo valzer è venuto in uno dei camerini, poi un altro concerto, un altro camerino, un altro, terzo, quarto, ed è venuto, e mi sono imponato. Imposto la legge di non comporre, di non continuare a casa questo e di solo comporre questa musica nei camerini. E un giorno, un bel giorno, ho finito 2 ore prima di andare sul palco e ho suonato per la prima volta il valzer dei camerini. E la storietta. Bellissimo. E invece il brano, diciamo, inedito, potremmo dire, che hai scritto appositamente per questa occasione, After Christmas. Ci puoi dire qualcosa di questo brano? Che cosa ci vuoi Dopo dire? Natale, sì, dopo Natale. L'ho fatto dopo Natale, Sì. nell'ambiente dopo natalista. non so, sì, è un poco speciale, è come dopo una festa, è sempre un po' melanconico, ok? Un po' con mestizia, Mestizia. mestizia, eh? È un ambiente un po' così. E io penso che si senti in questa musica dopo Natale. Questo era fra Natale e il capo dell'anno che ho fatto questo. Volevo fare l'ultimo pezzo del secolo, ma non ero riuscito a fare questo e ho cominciato dopo Natale, ho finito in 2000. Il nuovo pezzo del 2000. Pezzo È il primo pezzo del del 2000. 2000, davvero.
Thank you.
Quali sono per te le tecniche fondamentali sul nostro strumento, quelle più importanti? Come figlio di pittore, direbbe le colore, forse. E non usare abbastanza le colore con questo strumento, che la chitarra che è uno strumento tanto speciale, tanto particolare, e passare un poco all'atto di questo strumento. Per me una chitarra non solo sono sei corde, ma il modo di suonare, abbiamo tante possibilità di colore, con la polpastrella, con l'unghia, con mezzo, con... oppure con la polpa. È una mescolanza di tutti i colori possibili, con la sulla longitudine della corda e tutti gli angoli possibili di attacco con il dito e con la proporzione di unghia e di polpa. Abbiamo una milione di combinazioni per offrire questi colori che abbiamo bisogno. E passare un poco all'atto di questo colore, mi sembra, vuol dire passare un poco all'atto della chitarra, senza incontrare davvero l'strumento. È una cosa... totalmente diverso. Invece di essere scocciato al stesso posto sempre, dobbiamo usare tutte le possibilità. È importante dire questo ai giovani, mi sembra. Una delle prime cose di insegnare questo, per me, secondo me, è la cosa, sono infiniti i colori. Sono figlio di pittore, questo mi forse gioco un ruolo importante nella mia vita. Qual è il tuo rapporto invece con la trascrizione e con gli arrangiamenti? Molto complesso, sono due cose diverse, che trascrizione e arrangiamento. Per me l'arrangiamento lo metto a livello di un arto completo, un arto completo. L'arrangiamento deve, per me, è una formula, una frase che ho penso molto, è l'arte del sacrificio, in termini che non dobbiamo prendere tutte le note, ad esempio di un brano scritto per pianoforte verso la chitarra. La regola non è di prendere tutte le note, è impossibile questo. La cosa più importante è di portare, se possibile, una nuova luce sul brano. E basta. Si implica cose troppo difficili da fare, non mi interessa questo arrangiamento. L'arrangiamento deve portare questa cosa che forse il compositore non immaginava a sua epoca. E deve, se possibile, essere il più chitarristico possibile, cambiando, perché no, re bemolle, la bemolle, perché no, per aprire. Per avere la tonica e la dominante aperta, a vuoto, se possibile. Per me è un grande arte l'arrangiamento. La trascrizione è un altro pianeta, un altro mondo, totalmente diverso. Perciò, diciamo, ecco, con Chopin tu hai effettuato, diciamo, un'operazione più di trascrizione o di arrangiamento? I due. Infatti, sì, i due. Arrangiamento, perché ho fatto cose che non esistava nella versione del pianoforte. Glissando non c'è nella musica di Chopin, sono esistente nella musica di Barrios, che per me è molto vicino a Chopin. E trascrizione, nel senso che la tonalità è la stessa e che l'armonia è quasi sempre con tutte le note che poteva mettere. E mezzo, questo esempio è un po' particolare, sì. Ma con la Pavan di Ravel era più un arrangiamento, perché era impossibile per me di mettere tutte le note con
la parte sinistra del, scusi, del pianoforte è impossibile. O allora cambia di strumento, tocco, non suona più la chitarra, tocca il pianoforte, è più semplice. La cosa che mi interessa nell'arrangiamento è il challenge che c'è, ma si porta una difficoltà supreme, impossibile da fare, complicato, e chi suona male in più, dimenticalo. Dimenticalo. Per finire, ci vuoi parlare dell'esperienza di questo video? È molto interessante, molto, è una première, si dice in francese, una cosa inaspettata, nuova per me, molto speciale perché è una prova, non è fra la registrazione di un disco, non è una cosa pubblica, è altra cosa, è un altro mondo. Dobbiamo suonare un brano dall'inizio fino al fine. Come in concerto, ma senza pubblico, senza questo sentimento di presenza del pubblico. È speciale, mi sono molto, molto felice di aver partecipato. Sono molto contento di aver partecipato con la Playgam per la prima volta della mia vita, perché molta gente avevo fatti questa domanda: quando la video, il video, il video, il video. Sono molto contento. L'ultima cosa che vorrei dire. E per favore, scusate per me, il mio povero italiano, ma forse invitatemi più stesso in Italia, è un paese che mi piace di troppo, la cucina, il spirito, mi sento un po' italiano e parlerò meglio italiano la prossima volta. Grazie a voi. Siamo noi a ringraziarti veramente di aver partecipato a questo video e siamo veramente molto contenti. Grazie. Thank you.
Mm-hmm.